Un caro saluto agli amici e alle amiche, ai ricercatori e alle ricercatrici libere. Con l'augurio che stiate bene fisicamente e spiritualmente, oggi mi piacerebbe che nuove anime possano disimparare le condizioni con le quali siamo stati allevati e si deprogrammassero dai credo. Chi ha capito che la Terra è piana è una delle cose che sa, ovvero che si tratta di qualcosa che ci hanno forzato, ma una volta capito l'inganno, è scattata quella molla che ci ha rivalutato, che ci ha dato sicurezza, dove abbiamo iniziato il percorso di deprogrammazione. Le persone stanno sempre a discutere su concetti, su questo e su quello, chiedono sempre prove su prove, ma dovrebbero spiegare che non hanno assolutamente alcuna prova, hanno solo concetti nelle loro menti e molte persone arrivano anche ad insultare riferendosi ai concetti. Capisco che chiunque si spaventa di fronte a un pensiero nuovo, ma non dovrebbe. Anzi, dovrebbe essere un bell'esercizio, un esercizio mentale di discernimento. Dovrebbe sempre essere usato in ogni aspetto delle nostre vite. Abbiamo imparato da altri dove viviamo. L'abbiamo imparato dai genitori, dagli insegnanti, da chi aveva cariche più importanti. Ecco perché abbiamo creduto senza mai porre alcun dubbio. Ciò che abbiamo imparato è diventato un consenso automatico instillato fin dai primi momenti dell'infanzia. Avresti potuto mettere in dubbio quello che ti insegnavano mamma, papà, scuola materna? Pensate semplicemente alle cose emotive che sorgevano accettando cose che non eravamo assolutamente in grado di capire. A 3 anni si gioca col mappamondo, con l'universo, un universo finto che non esiste, che non c'è. La sfida è che con più si innescano i credo, diventa sempre più difficile deprogrammare questi credo. E lo stesso vale per qualsiasi credente religioso. È una droga, è come dire ad un tossicodipendente di non usare sostanze stupefacenti, è come dire ad una famiglia di fare a meno del televisore, è come dire a chiunque di fare a meno del telefonino. Per quale motivo hanno tirato in ballo i terrapiattisti? Sono stati etichettati così da altri, appena iniziata la pandemia. Perché i liberi ricercatori della Terra piana portano alla luce il vero problema? La menzogna di religioni, stati, politici, scienza, medicina, eccetera. Si tratta interamente di concetti, ma siccome sono diventati credo, diventano assolutamente significativi per le persone. Pensate ad esempio alle diverse culture. Non possono funzionare insieme, nonostante siano sempre composte da esseri umani. Tutti sperimentano esperienze di pensieri e di emozioni diverse e soffrono pensando che altri esseri umani, con credo diversi dai loro, non la pensino allo stesso modo. Addirittura lottano uno contro l'altro senza accettare altri modi di vedere, altre idee, altri modi di pensare. E tutte queste culture, seppur diverse, non accettano nuove idee. Le persone reagiscono con cattiveria, si mettono sulla difensiva. È la sfida di anime coraggiose che entrano in gioco per portarle a conoscenza che sono vittime mentalmente, vengono offese e ridicolizzate. La sfida è che una volta fatte le ricerche con cura, senza preconcetti, si svela l'arcano, si svela la menzogna e si respira liberamente, senza i programmi e le condizioni che ci stringono nella schiavitù mentale, quella che ha dato forma ai credo, ai pensieri, alle opinioni. Le opinioni sono ciò che identificano certe idee sui credo dove la scuola ha già formato gli esseri umani con un programma preciso di obbedienza incondizionata durante la crescita. E poi vengono indurite sempre grazie alle qualifiche, al lavoro o allo stato sociale. Ovviamente, se un credente qualificato parla di spazio, ad esempio, chi si trova in un ceto sociale minore non mette in dubbio nulla, perché l'argomento è portato avanti da quella posizione. Per cosa pensate continuino a sostenere gli e le influencer, che ormai vengono riconosciute come autorità? Non siamo assolutamente persone minuscole paragonate ai grandi uomini d'affari, alle figure politiche, ai nobili. No, siamo anime libere con le proprie emozioni, con la propria capacità di percepire i propri sentimenti, liberi di scoprire il meraviglioso regno piano che ci ospita. La nostra missione è liberare le persone ancora soggiogate da ciò che ho detto prima. Religione, Stato, politica, scienza e medicina, perché sono tutte attività in mano a criminali. Un abbraccio, Dino.